Ebbene sì, finalmente torniamo a parlare di orche. Vi erano mancate, vero? Perché non bastano mai? Perché ne vogliamo ancora. Anche perché è successo qualcosa. Non so se avete visto nei mesi scorsi tutto il chiacchiericcio. Articoli su articoli, post, breaking news, tutti a rilanciare la stessa cosa. Le orche si sono messe ad attaccare le imbarcazioni. Le orche ci hanno dichiarato guerra. Vorranno anche loro essere protagoniste di un libro. Quando la notizia è uscita, per me è stato come nei peggiori degli appuntamenti. Non mi ha minimamente toccato. Alla fine noi di sta roba ne avevamo già parlato in tempi non sospetti. Precisamente nel secondo Scienza Brutta dedicato alle orche. Ricordate? Ah? Sì che ricordate. Ho ancora gli incubi io. Certo, mai gli incubi quanto questo video che mi avete mandato. Per Bob. Mi hanno rubato l'anima e trasformato in marionetta. Pare di stare in essere John Malkovich. In quel video vi avevo accennato degli attacchi registrati da parte di un pod di orche nel 2020, vicino allo stretto di Gibilterra, quando avevano iniziato a prendere a spallate le imbarcazioni. Vi avevo anche spiegato che in realtà i ricercatori avevano suggerito che non si trattasse di una vera e propria aggressione, quanto di un gioco. Le orche attaccavano le imbarcazioni e sfasciavano i timoni. Sì, ma per gioco. Perché loro si divertono così. Il bullismo, capito? Per questo gli equipaggi avevano ricevuto delle linee guida da seguire in caso di attacchi di orca che servivano sostanzialmente per rendersi noiosi. Dicevano, siete circondati dalle orche? Ok, spegnete il motore! E uno dice, come spegni il motore? Io me lo scappare. No, spegni il motore! Che se non scappi quelli si gasano e ti inseguono. Spegni il motore. Anzi, non fare proprio rumore, così quelli dicono, che palle, dai, muoviti. Non avvicinatevi all'acqua, così non vi fate manco vedere. Citate Marzullo, che funziona sempre. Insomma, diventate noiosi il più possibile. Vedrete che da lì a poco le orche si seccano, si annoiano ed in paranoia si allontanano o cambiano canale, vanno in quello della manica. Orche annoiate! Poracce. Ok, questo è quello che sapevamo nel dicembre del 2022, quando è uscito il video. Che cosa è successo da allora? Ma cosine, tipo il terremoto Turchia-Siria, l'OMS decreta la fine della pandemia a maggio, l'allunaggio di una sonda indiana, lo scoppio di qualche guerra, un gregge di pecore che si mangia 100 kg di marijuana in una serra in Grecia. Poca roba, in effetti, poca roba. Ma nel frattempo, sfortunatamente, gli attacchi di orche non si sono fermati. Anzi, sono diventati più frequenti. Nel video vi avevo parlato di quasi 200 episodi di bullismo verso velieri. Ad agosto 2023 siamo arrivati a quota over 500. Un'escalation micidiale. Ma come siamo arrivati a questo? Amici, amiche, membri di questa ciurma tutta, bentornati su Barbascura Extra, il nostro secondo canale in bassa risoluzione ma alta cetacità. Io sono il dottor Barbascura X, sussurratore di orche, per raccontarvi di questa strana, magica e meravigliosa favola di cetacei e di vendetta. Ma prima un breve momento con il nostro sponsor di oggi. Se mi seguite da tempo saprete un po' come la penso. Sono un viaggiatore, uno che ama sperimentare, fare esperienze nuove, anche solo per provare. Poi se ti piacciono bene, se non ti piacciono pazienza, però hai fatto l'esperienza. E questo vale anche in cucina. Io voglio assaggiare tutto. Chiamate la curiosità, chiamate la fame, chiamatela come vi pare. Poi qual è il pericolo? Che non vi piaccia. E sti cazzi. E una delle cose a cui mi sono approcciato per curiosità, ma poi mi sono piaciuto un botto e ho continuato a mangiarle, sono queste. Questi sono Cracker Bites, prodotti da un'azienda italiana di nome Small Giants, specializzata in prodotti a base di farine di insetto. Queste ad esempio sono timo e rosmarino, queste pepe nero e lime. E non scherzo, spaccano. Incredibile. Non so scherzare. No, provane uno. È buono, buono vero. Ah, ma lo so cosa stai pensando. Oh no, adesso ci entreranno tutta la nostra carbonara e ci costringeranno a mangiare locuste. No, a me fanno cagare i cetrioli. Se provi a farmeli mangiare ti meno. D'altro canto adoro i canditi. A te non piacciono? Fotte sega, me li mangio io. Anzi, questi sono buoni, ma buoni forti. Tanto che hanno vinto il Great Taste Award. Cioè, un tizio che di professione ci capisce di cibo ha detto sono dannatamente buoni. E lo ha detto a livello internazionale. Certo, quando si parla di prodotti a base di farine di insetto i vantaggi sono tanti. Da quello nutrizionale a quello di sostenibilità ambientale e sono importanti, però d'altro canto ce li dobbiamo mangiare e non sarei qua a parlarvene se non fossero buoni. Però sì, il discorso nutrizionale è abbastanza importante, cioè sti cracker hanno il 21% di proteine, i fusilli di Small Giants hanno il 22% di proteine, cioè meglio di un piatto di riso e pollo, vi serve il post workout, toh, peccato. Così anche voi finalmente potrete mangiare come persone normali, con gusto e a basso impatto ambientale. Tenete presente che le farine di Small Giants raggiungono un picco del 77% di proteine nella farina. Questi invece sono Easy Mix e sono un'alternativa al macinato di carne. Li reidrati con acqua e olio e ci fai quel che ti pare. Polpette, hamburger, nuggets, quel che ti pare. Queste sono al gusto manzo, questa al gusto pollo. Mi hanno detto che non si nota la differenza rispetto alla carne vera. Non li ho ancora assaggiati, vi farò sapere. Io ci credo così tanto in sta roba che sono diventato ambassador di Small Giants. Me l'hanno chiesto i poteri forti per contrastare il poké. Non potevo esimermi. Vi metto un codice in descrizione per avere il 15% di sconto su quel che vi pare. Se volete un consiglio, provate. La pasta spacca ed
ed è un workout migliore di quelle cagate che vi pigliate. Ma ora torniamo a parlare delle nostre orche. Proviamo a ricostruire tutta questa faccenda come si deve. Nel 2020 è stato osservato un comportamento insolito nella popolazione di orche iberiche, quando alcuni di questi giovani hanno iniziato a interagire con le barche, soprattutto barche a vela, ma anche pescherecce e gommoni. È cominciata a maggio con una prima interazione vicino allo stretto di Gibilterra. Dopo 2 mesi di tregua, ecco un nuovo attacco, questa volta al largo delle coste del Portogallo. E poi ancora altri verso nord, lungo le coste della Galizia, soprattutto in primavera e in estate. Occhio, tenete a mente queste informazioni geografiche e temporali perché non sono un dettaglio inutile. E da lì il numero di atti di vandalismo marino è andato a crescere. I poveri malcapitati aggrediti hanno riferito che le orche toccavano, speronavano, arrivavano persino a capovolgere le imbarcazioni più piccole. E in ogni caso, anche se non finivano per rovesciarle, spesso questi incontri lasciavano gli scafi delle barche piuttosto ammaccati. Soprattutto il timone. Oh, il timone. Vi ricordate? Ce l'avevano proprio con sto timone. Il timone è un oggetto di odio frequente, chissà perché. Maree di persone. Maree perché stanno in mare, capito? Hanno lamentato di essere state aggredite e di orche che ce l'avevano proprio con loro. Ma sarà vero? O sono solo facili illazioni per denunciare le orche e ricevere un compenso in denaro? Quanto c'è di gonfiato in questa fama di teppiste? Lasciando stare che scagliano in orbita le foche, che quella è un'altra cosa. Divertente, se lo sapessi fare pure io lo farei. Ora, un primo punto da specificare è che molte delle interazioni registrate non si sono risolte in reali danni alle barche prese di mira. I biologi del gruppo de trabajo Orca Atlantica, non so come si... Non penso nemmeno io che si pronunci così. Gota per gli amici, Gota. Che stavano monitorando attentamente questo comportamento fin dai primi episodi, li hanno suddivisi in 3 parti. 1. Semplici interazioni senza contatto fisico. Le orche si avvicinano, fanno brutto e basta. Si limitano a quello, l'equivalente del dito medio in macchina. 2. Interazioni con leggero contatto fisico ma senza danni alla barca. A presenza in pratica. Magari qualche orca si spinge a dare uno spintone, una testata, una pernacchia, ma nulla di che. Classica interazione semplice tra tamarri in discoteca. 3. Attacchi veri e propri che causano danni all'imbarcazione e ne compromettono la navigazione. Un'interazione nota come maranza armata. Come ha dichiarato Alfredo Lopez del Gota, in oltre 520 di interazioni registrate dal 2020, il risultato è di 3 navi affondate. Il Vasa, galeone svedese, è affondato dopo aver navigato per 1 chilometro dopo il suo varo. Dopo 1 chilometro! Cioè tu non fai manco il tempo a fare una barca, arrivano le orche. Abbastano. Orche 3, Svezia 0. Se gli svedesi continuassero a fare mobili e lasciassero questo lavoro, chi lo sa fare bene? Tipo i cetacei. Stimiamo che le orche entrino in contatto fisico con solo 1 nave su 100 tra quelle che navigano in quel luogo. Quindi ok, gli incidenti sono aumentati ed è comprensibile che stare in barca in quel tratto di costa ora come ora è da pazzi. Vabbè, non da pazzi, però ti metti ansia. Orche incarognite a caccia della tua barca. E quando impareranno a lanciare le bombe a mano? Perché lo impareranno. Oh, se lo impareranno. Nonostante le misure di sicurezza suggerite dagli esperti, come il divieto di navigazione in certe aree o il consiglio di non avvicinarsi o di spegnere i motori per l'appunto in caso di incontro con queste orche, proprio perché, come vi ho detto prima, si ritiene che se diventate noiosi magari si allontanano, marinai e associazioni navali chiedono a gran voce contromisure più decise. Sì, ma che significa più decise? Oh, cioè, che dobbiamo fare? Dobbiamo rispondere alle aggressioni, le insultiamo quando si avvicinano, li lanciamo i sassi, facciamo come farebbero quei posati degli americani. È sempre meglio cercare di descrivere il fenomeno per quelle che sono le sue reali dimensioni, altrimenti che facciamo? C'è il rischio che veramente la gente inizi a sparare col bazooka in acqua. O almeno questo è quello che teme Sébastien d'Estremo, capitano di una barca che a maggio di quest'anno è stata attaccata da 20 di orche nelle acque iberiche. Come ha detto, il problema che abbiamo è che i media stanno enfatizzando le aggressioni e quindi le persone si stanno armando. Si portano un fucile a bordo della loro barca. Ma che veramente? I fucili? Cioè, io lo dicevo per scherzare, questo qua, vabbè. Questi vogliono veramente sparare alle orche, oh! Ok, proviamo a capire chi sono ste orche teppiste. Perché lo sappiamo chi sono, eh. Come vi ho spiegato in Scienza Brutta, noi possiamo sapere esattamente chi è quell'individuo grazie alla foto identificazione. Quindi, ora lo sappiamo. Dalle prime testimonianze e dalle fotografie sembra che i responsabili fossero 15 di orche. Soltanto 15. Praticamente tutti individui giovani appartenenti a 4 diversi gruppi. In pratica, una baby gang. Ve l'ho detto, si capiva dal taglio di capelli. Operazione Maranza. A queste orche è stato dato il nome di Gladys e anche qui ci può essere un po' di confusione dovuta ai media. Scusate se apro un'altra parentesi, ma altrimenti non ci capiamo come dobbiamo fare. Perché sono state chiamate Gladys? È girata la notizia di una femmina adulta di nome White Gladys che avrebbe subito un incidente con una barca quando era più giovane. A causa di questo ne sarebbe stata traumatizzata e ora sta insegnando agli esemplari più giovani ad attaccare le imbarcazioni. Per vendetta. Ora, la cosa assurda è che se stessimo parlando di squali, tartarughe di mare, qualsiasi altra bestia, sarebbe del tutto inverosimile, ridicola, scioccherella questa storia, no? Ma qua parliamo di orche e...
Ve l'ho detto del modo in cui imparano, delle matriarche che insegnano ai giovani tutto quello che devono conoscere, della loro intelligenza emotiva e complessità e della loro rabbia. Insomma, diciamo che il pensiero che siano capaci di un comportamento così socialmente complesso come la vendetta ci sta. Quindi tutto è nato da White Gladys, ma Gladys adesso non è più il nome soltanto di quell'orca. Gli scienziati hanno chiamato così tutti e 15 teppisti responsabili delle molestie alle barche. E io ora ve li presento. Oltre a White Gladys, ovviamente, questa femmina adulta di orca che è la più attiva a prendersela con le barche, ci sono i suoi figli, che ora pronuncerò malissimo perché non so esattamente dove va l'accento. I suoi figli sono Gladys Filabres e Gladys Tarik. Ve li pronuncio così, metteteci, chiamateli come vi fa. Forse erano Gladys Filabre e Gladys Tarik, boh. Comunque, questi due. La madre di White Gladys, però, a sua volta, Gladys Lamari, forma un altro gruppo insieme ai suoi figli più giovani, Gladys Dalila e Gladys Clara. Per gli amici, Dalila e Clara che facevo prima. Poi però ci sono anche Gladys Gris, cioè Gladys Grigia, hai capito? E le sorelle, Gladys Park e Gladys Nera, insieme alla loro madre che al mercato mio padre comprò. È un casino tipo Beautiful. Un po' come 70 anni fa che facevano talmente tanti figli che a un certo punto finivano i nomi e quindi partivano con primo, secondo, settimio, ottavio e ciao. Vabbè, sono stati chiamati tutti quanti Gladys perché i biologi marini con i numeri non è che si azzeccano tanto. Gladys invece, beh, suona meglio. Non ti confondi con Gladys, no? È che già me li ricordo tutti io, no? Tu te li ricordi? Prova. Gladys Gris, chi era? Ah? Era quella che se la faceva con Gladys Nera. Che poi, no, era la sorella, però si era sposata con quell'altro, capito? Molti di questi, come vi ho detto, sono maschi e femmine giovani. Alcuni interagiscono direttamente con le barche, altri si limitano a guardare e basta, come la maggior parte di noi. Alcuni se la prendono con i velieri, altri con le barche a motore. Ah, tra parentesi, Gladys, lo sapete per cosa sta? È un diminutivo del latino gladiator, in onore del nome Orca Gladiator, che è stato il primo nome che venne dato alla specie nel 1789, giusto per stare in tema battaglie. Comunque, ok, adesso sapete. Anche se in realtà c'è un problema. La storia della vendetta di White Gladys, che trasmette il suo rancore a generazioni successive, è stata raccontata dai media. Ma è solo una supposizione. I ricercatori non hanno mai detto che le cose stiano davvero in questo modo. E qui torniamo a quello che vi ho raccontato all'inizio. Perché fin da subito i ricercatori hanno avuto dei dubbi su tutta sta spiegazione. Avevano avuto dei dubbi su sta vendetta e il fatto che vivaci adolescenti di qualche tonnellata volessero essere effettivamente aggressivi verso le barche perché incazzati. È chiaro che lo fanno di proposito, è palese, anche perché sanno esattamente come e dove colpire le barche, ma non c'erano prove sul fatto che volessero fermarle o capovolgerle. Dato che la maggior parte degli attacchi fisici alle barche che è opera di giovani o subadulti, gli esperti pensano che la spiegazione più probabile sia proprio il gioco. Che un giorno, boh, uno di questi abbia preso a giocare con una barca e poi gli altri lo abbiano imitato. Hanno detto, bì, che bello, lo faccio pure io. Magari c'è qualcosa che le attira particolarmente nella chiglia o nel timone. Pare infatti che più veloce vada la barca e più resistenza faccia quello che in quel momento controlla il timone, e più loro spingono. Insomma, più scappi e più loro si gasano e si mettono a spingere. Ad ogni modo, così come è nata e si è diffusa, questa moda potrebbe presto stancarle, così come è successo con altri giochi osservati in giro per il mondo in altri gruppi di orche. Gesti e mode nate senza alcun apparente scopo se non il puro divertimento, come usare salmoni morti come cappelli o spostare le trappole per gamberi dove le avevano messe i pescatori in un altro punto, così a sfregio. Che tu sia un pescatore, metti la trappola, torni il giorno dopo, non c'è. Oh, dov'è? Chi l'ha levata? E lì in fondo c'è un'orca che ti saluta e fa ciao, figlio di puttana. Così, gratuito, a sfregio. A me fanno morire perché sono infami ma inconsapevoli. Sti bullazzi impuniti. È vero però anche che una spiegazione di questo tipo si addice più ad esemplari giovani che a quelli adulti. Ecco perché ha preso piede questa seconda ipotesi, la vendetta. Perché sì, ricordo che stiamo discutendo di ipotesi. Nessuno è ancora andato a chiederlo a loro come stanno le cose. Quindi, secondo questa ipotesi, non giovani teppisti che si divertono a mascalzonare, ma adulti incazzati che si sono legati al dito un incidente e hanno passato parola ad altri. È possibile in fondo, è possibile. C'è però una cosa che rende meno probabile questa seconda spiegazione, ovvero che la popolazione di orche iberiche è piccola, piccina, circa 40 esemplari in tutto. Quindi i biologi del Gotha conoscono ognuno di questi individui abbastanza bene e hanno potuto osservarli. E non hanno trovato ferite collegabili con collisioni di barca né su White Gladys né sugli altri esemplari. Magari non è stata una ferita fisica, forse soltanto emotiva. Hanno però visto altri tipi di ferite, segni molto simili a dei tagli che le orche si procurano con le lenze strappando i tonni dai palamiti, un tipo di rete che i pescatori della zona usano per catturare questi pesci. Vi ricordate che nel corso del tempo vi avevo detto che gli attacchi si sono spostati dallo stretto di Gibilterra verso nord? Ecco, le orche che hanno fame seguono esattamente i movimenti dei tonni, che all'inizio dell'estate si concentrano nello stretto. Dopodiché si è visto che si disperdono verso nord. Nel cercare una spiegazione agli attacchi, i biologi hanno cominciato a fare 2 più 2. Vuoi vedere che
una o più orche nel tentativo di rubare i tonni dalle barche che stendevano le reti nello stretto, si sono ferite magari proprio su una rete stesa da una barca a vela e hanno incominciato a prendere in antipatia diffondendo la cultura della rappresaglia verso nord man mano che si spostavano. Le testimonianze di alcuni naviganti vittime degli attacchi parlano di piccoli che osservano esemplari più grandi prendere la carica e poi ripetono i loro gesti. In realtà, citando, non crediamo che le orche stiano insegnando appositamente ai giovani a colpire le barche, anche se il comportamento si può essere diffuso ai giovani verticalmente, semplicemente per imitazione di un adulto, e successivamente orizzontalmente tra loro, perché hanno cominciato a considerarlo qualcosa di importante nella loro vita. Ha detto Alfredo Lopez, o Lopez, non lo so più. La verità è che nessuno può entrare nella testa delle orche. I reali motivi per cui questo avviene si stanno ancora studiando. È un comportamento nato dal nulla e gli scienziati sono ancora lì perplessi. Quale che sia il motivo, le orche potrebbero quindi percepire il comportamento come divertente o vantaggioso, a seconda dell'ipotesi. E potrebbe darsi che si stia espandendo. Lo scorso giugno, un marinaio ha subito ripetuti attacchi da un'orca che ha caricato più volte l'imbarcazione, facendo avanti e indietro e nuotandole attorno per un po'. Ordinaria amministrazione. Ordinaria amministrazione in Spagna. Peccato che sia successo al largo delle isole Shetland, in Scozia. Che questa moda, che questo gioco o che questa vendetta si stia diffondendo, che stia arrivando anche al nord, in altre popolazioni di orche. Speriamo di no, che qua finisce, che non posso manco prendere più il pedalò. Tenete presente che le orche insistono, nonostante il rischio che corrono sbattendo contro le strutture delle barche in movimento. Perché ricordiamocelo, non siamo in un film in cui l'animale incazzato sfonda pareti e travi in acciaio per inseguire poveri umani. Le barche sono pur sempre barche e sono dure. Avete mai provato a dare una testata a una barca? Provateci. Dall'inizio dell'interazione anomale nel 2020, quattro orche appartenenti alla popolazione iberica sono morte. Anche se questo potrebbe non essere legato direttamente agli incontri con le barche, c'è da dire. Con l'aumentare del numero di incidenti aumenta sia la preoccupazione per i marinai che per la sottopopolazione di orche. Eh sì, perché a questo punto bisogna tenere presente che chi è in questa situazione corre veramente un serio rischio. La popolazione di orche iberiche dell'Atlantico, secondo l'ultimo censimento del 2011, è di solo 39 orche ed è in pericolo critico di sparire. Citando i ricercatori, se questa situazione continua si intensifica, potrebbe diventare una vera preoccupazione per la sicurezza dei marinai e un problema di conservazione per questa sottopopolazione di orche in via di estinzione. E a noi non resta che sperare nella pace. Ed è per questo che mando un messaggio alle mie amiche assassine, che sebbene siano colorate come un panda, portano alto il valore del trauma, quindi le voglio bene. La Barba Scura X qui è tutto, ringrazio il mio amico Jacopo Saquegno con cui ho scritto questo video e noi ci rivediamo lunedì prossimo, come sempre alle 14, puntuali per un nuovo disagio scientifico. Saluta, saluti mai, l'ho incontrato le orche, ma sbigottito. Ah, aspetta, prima di andare, ciurma, è successo! Again. Eccovi il secondo numero del Satiro Scientifico, il libro rivista di saggio su carta di cui sono il curatore malvagio, con un numero dedicato a un argomento su cui tutti abbiamo moltissime domande che però non osiamo chiedere. La merda. No, la merda è proprio la... Storie di merda, usi e costumi della materia fecale. Sì, ci ho fatto un intero numero, così almeno sapete cosa regalare alle persone a cui volete molto bene. Che uno non lo sa, non se lo aspetta, ma c'è tantissima scienza dietro la merda. Troverete i miei articoli, come questo dedicato alle ricerche assurde realizzate sulle deiezioni. Ho un compendio delle cacche più esotiche che ho trovato durante i miei viaggi e di cosa queste ci possono raccontare. E vedessi quante cose hanno da dire. Tipo, questa è la cacca di un leone, questa del leopardo e questa è di Temu, il mio gatto. Ma soprattutto tantissimi articoli di potenti divulgatori scientifici, tutti uniti sotto il peso della merda, per rispondere a domande come: come cagano gli astronauti? O ancora, ad esempio, un articolo sul modo in cui le cacche vengono utilizzate dagli animali come difesa, o nella comunicazione degli animali domestici, di quanto faccia schifo il nostro sistema gastrointestinale, di quanto sia importante riciclarla durante le missioni spaziali, o uno sulla cacca fossile, eccetera, eccetera. Il tutto ovviamente gettato in casciara da comici a cui è stata data carta bianca, senza paura di esagerare, perché a noi esagerare piace. E poi dove la trovi una rivista scientifica con all'interno un fumetto con un'illustrazione del genere, ah? Il Satiro Scientifico, storie di merda, preordinalo, now!